Eccoci qua ragazzi, ci siamo. Allora, intanto vi do il benvenuto. Facciamo una live domenicale e poi, tanto facciamo il test audio. E poi, ok, l'audio c'è. Allora, oggi portiamo Darkest Dungeon, titolo nuovissimo appena uscito. Intanto mettiamo l'audio, ok, così sentite un po' di bella musica. Che diciamo in tema pandemia ci dice anche. È un bel po' che non lo gioco, però qui c'è una vecchia partita, lo vorrei giocare moddato, perché tempo fa avevo provato una trentina, quarantina di mod e lo volevo riprovare. Io questi qui, come vedete, anche tutti DCL, però io vorrei levare questo Crimson Court, che è quello che praticamente si ammalano, non mi piace. Quindi l'unico che levo leverei quello. Poi abbiamo il moschettiere, i distretti, il flagellatore, i frangiscudi e Color of Madness. Questi si possono anche tenere. Poi la modalità facciamo oscurità, che è quella media, che non è pesa. Poi vediamo un po' le mod. Allora, le mod qual era? Visualizza contenuto aggiuntivo, ok? Le mod era questo simboletto qua. Ce n'è un bel po'. Sono soprattutto di oggettistica e personaggi. Io le metto tutte. Poi alcune le ho già testate, alcune sono le ho messe oggi. Quindi spero che non vadano in conflitto. Comunque le testiamo. Poi se vanno in conflitto qualcosa si leveranno. Comunque la maggior parte le ho già testate. Sono una quarantina. Che croce. Tiè, pure a te che c'è il tiro lungo. Ok. Le trovate tranquillamente nel workshop. Mod installate. E partiamo. Vabbè, la presentazione la saltiamo ragazzi, tanto non è che è un gioco nuovo. Allora ragazzi, ho provato a scaricare dall'Xbox, dall'account Microsoft, quindi per il gioco quello State of Decay 2, che è multiplatform. Ho provato, ho fatto l'abbonamento, quello premium, che è a 1 euro per un mese. Ovviamente quello da 12, che però come si hanno costerebbe 12,99, l'ho levato, quindi finito il mese, arrivederci. Per 1 euro ho detto me lo scarico, lo gioco, praticamente è come giocarlo gratis. Il problema è che l'account, tutto il discorso Microsoft è abbastanza una merda, quindi mi dà errore e non me lo scarica. Non so come mai, ma è una roba che tutte le volte che metto mano in un account Microsoft sono proprio settati a merda. Vedremo, magari se volevo fare quello perché diciamo che i survival zombie, questo dovrebbe essere, adesso sei inutile. Ma questo fa parte di un DCL? Vado del bottino. Rigenerazione vita, ma per tutti. E più 4 alla torcia. Più 2 di fortuna. Ma me la posso, si può mettere chiunque. No, mi sa che questi sono per altri personaggi. Questo no. E questo è per altri personaggi. Che deve essere roba delle mod. Anche se non serviva, però vabbè. Oh, buono, 600. Mica male.
Ammazziamo, questo è tipo un tutorial, ragazzi, per chi non conoscesse il gioco. Sì, il nemico, bla 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 bla. Da un po' di sanguinamento che ti fa bene. Poi se riesco da distordisco. Andiamo avanti rapido qua, eh. Tanto comunque crepa sto turno per forza. E lui come lo piglio? Non lo piglio perché c'è lui nel mezzo. Bene, ecco, sta cosa dei cadaveri si potrebbe levare, a me dà parecchio fastidio, però bello quando non serve. Bravo. Mi dà parecchio fastidio sta cosa di cadaveri, però insomma solitamente lo tengo perché poi dopo se no diventa troppo semplicistico. Ok, questo l'abbiamo preso, vediamo se posso aprire. No, perché non ho la chiave e senza chiave c'è una trappola, quindi è utile che la apro. Ok, tanto questo è tipo tutorial. Ma due me ne ha dati di questi? Capisco così. Più 2 di risolutezza, più 2 di risolutezza, più automatonofobia, più 20 di stress contro umano. Vabbè, tanto di umani non è che ne trovi tanti. Va bene. Allora, veniamo, ci ha dato ora i due soliti. E questi ce li dà fissi, quindi non troviamo quelli nuovi. Qui aumentiamo il numero a 3. Di ranghi ancora aspettiamo un attimino. La casa di cura ancora aspettiamo. Questo diciamo fa sempre parte del tutorial iniziale. Solo Voivod, che Voivod è una cosa della mod, più 25 di stress, meno 7 di possibilità di virtù, oppure quest'altro, il fuorilegge, più 10 di disinnesco trappola, più 4 di schivata, meno 5. Questo mi piace di più, il fuorilegge, però chi era? Non me lo ricordo. Fuori legge era lui che cos'è? Non mi ricordo più. Scusi, lei chi è? È fuori legge, sì, è lui. Ok, allora lo faccio per lui, vai. Tanto sono tutte e due corte, mi sembra, sì. Provviste. Allora, per quella corte mi sembra erano tipo 8 torce, un paio di chiavi, paio di pale e 8 di cibo, mi sembra che non di più. Anche questa fa parte di una mod. 400, per il momento 400 mi sembra un po' tantino, lasciamo magari per la prossima volta. Andiamo a dritto e poi si torna indietro, perché se devo fare l'opposto ci metto troppo. Spero che le colle mi bastano, perché sennò si beccano un botto di stress. Fischia, ecco, questa si ruba. Minchia.
Cominciamo a rubare, subito. Do la torcia. E... ben veleno, come al solito. Però scusate, lei non dovrebbe stare magari qua dietro? Passi almeno uno stordisco. Ok. Questi con le lame fanno maluccio, eh. È quello che mi ricordo. Sì. Pure lui. Ehi, cura. Vabbè. Sì, comunque c'hanno delle abilità sti due che appena posso li cambio, eh. Lui dovrebbe morire. Sì. E lui quanto gli leva? Due? Mi sa che rimane con uno. Non se faccio questo. Ecco, l'ha schivato. Beh, va bene così. Ok. As victories mount, so too will resistance. Oddio, sti due come sono noiosi, mamma mia. Questi, ecco, l'unico che mi interessava l'ha schivato. Accurati nel frattempo. E mi interessava niente, non ci posso arrivare. Questi qui che non levano niente, però ti danno un botto di stress, sono le più pericolose. Quanti turni fa sta maledetta? È rotta la minchia! Da! Però sapere a chi tocca non sarebbe malvagio. Allora facciamolo fare a lui. Dobbiamo levare 20 di stress e lui lo lasciamo sanguinando. Ok, interazione, ne posso fare altri. Allora, questa era per la trappola, giusto? No, per la torcia è più 2 di fortuna. Non so se la fortuna si applica anche alle trappole, no. Apriamo. Beh, ci ha detto bene.
Allora c'è un bottino, un combattimento e un altro bottino che potrebbero essere benissimo due trappole. Che non lo volevo aprire. Perché esisti? Comunque, questi scontri qui anche all'inizio non è che sono semplici. Questo mi sa che è da di matto da qui a che finiamo. Cioè i punti vita te la cavi abbastanza bene. Ecco, non è morto, vai. Dai. Success so clearly in Un po' di bende non era male se le prendevo. La torcetta. radiance may we find victory. Qui non c'è niente. Un'altra torcetta. If only treasure could staunch the Il libro, sono curioso, lo voglio leggere. Ecco. corruption. Bravo. Carelessness Minchia. will find no clemency C'è in niente per la this vita? Recuperare un po' di HP? Ragazzi, vogliamo morire subito? Che gli HP non mi preoccupavano. Questo dovrebbe morire. Passare il turno. Ah, vanno in depressione. Questo non me lo ricordavo. Vada lei! No, 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 Bonnie. Vada lei. Lui vuole la fioletta? No. Ma quanto ci manca? Perché le torce, questa stanza qui, che è quella con il, diciamo, sconto decisivo, nemmeno mini boss, sconto decisivo. Dai, oh, insistono, eh. Insistono, eh. Ma lui schiva, 2 su 2. E cura, mi raccomando. Ma che lui... No, respinto, bastardo.
fa quella, ma va bene. Ma lui non l'avevo già avvelenato? Guarda che bastardo. Ecco. Sempre quando non serve. Potevi farlo all'inizio del combattimento, eh? No. Una pietra più 15 possibilità di debuff meno 1 di velocità. Ma butta di che tutto è un po' brodo. Poi c'è rimasto qualcosa. Famo tutto, eh. Però lui potrebbe sbroccare. Ce n'ho un altro, no? Ecco. L'ha respinto, meno male. Vediamo lui. Sono brutti. Sono brutti. Ui. Lascialo sta! Bravo! Lasciali sta! Bravi, sono una schivata acuta. Ecco, ho riuscito. Cura, cura, cura. Schiva, bravo. Però ne potrei anche... No, una l'ha eliminata, per modo. Dovrebbe levare 8, dovrebbe morire. O 6, non ricordo. 7, buono. Vabbè, è morto, dai. 8. Bravi, hanno quasi, hanno anche recuperato qualcosina. E non c'è niente, possiamo andare via. More bones return to rest. Devils remanded to their abyss. Va bene, come si fa a mandarlo più veloce qua? Quindi il bottino non è andato male. Risolutezza, risolutezza, risolutezza. Sangue denso, 10 di resistenza al morbo, 15 in su un ward che penso sia Isles, che penso sia un tipo di dungeon, meno 5 possibilità di virtù male. Once our estate was the envy of this land. Ale, hai ripreso a farti dello stress? Ma no, ma guarda che a parte che con questa pandemia ci dice adesso. Però era già un po' che non ci giocavo. Sai, sono quei giochi che ogni tanto ti viene sempre voglia. Poi ci ho messo una quarantina di mod, come al solito. Allora, questo io però non mi ricordo più quali sono quelli originali e quelli moddati. Questi due sono sicuramente moddati. Questo mi sembra originale. Non mi ricordo più qual è, perché alcune mod sono nuove, alcune sono vecchie. Questo Malvalet,
corpo a corpo, dissanguamento, spingi uno, questo stordimento di sangue sembra forte questo, eh? Cura se stessi, più 5% di PF massimi, meno 5 di stress, questo è buono. E questo me lo prendo subito. Poi lei fa parte sicuramente della molde. It's goo. Ah, questo diventa bestia, però quelle che diventano bestie sono un po' pericolosette. Io prenderei al momento lui. Mi sembra che li posso prendere tutti? Ma si ripiglia tutti. Chi se ne frega. Allora, la cassa di cura. Me lo apre? Vuoi presto? Panna, andiamo all'abbazia. All'abbazia. Bisogna mandarci lui, ma mi costa 1000, però ci va, ok. Facciamo il chiostro, aumenta le cure dello stress e riduciamo il costo. Facciamo così. Così pago un pochino meno. Questa è la 1200. Ok, rinunciamo al veleno, però bisogna mandarcelo. Il resto, questa è la nomade. Pepper Cronis, anche questo fa parte della monda, più 5 di resistenza al dissanguamento, più 5 di resistenza al morbo, più 5 di resistenza al debuff. Molto buono, ma costa troppo, ragazzi, come si fa? Lascia perdere, cimitero, va bene. Memoria, ok, vabbè, questo è tutto il prologo. La taverna la facciamo la prossima, quando ci abbiamo un pochino più di sostanza. Allora, per il momento di dungeon abbiamo solamente le rovine. Il primo è originale, ecco. Però io sono curioso di provare. Allora, lui lo mettiamo un attimino a riposo. Sono curioso di provare lui. Questi due li lasciamo. E a questo punto la bestia non la metto perché lui sta al primo posto fisso e lui vediamo se sta anche al secondo. Sì, sta al primo e al secondo. Lui sta va bene al terzo. Lei la mette qua perché ha delle abilità che non mi piacciono. Però io adesso non credo che posso cambiare ancora niente. No, quindi bisogna tenersi quelle che ha. Praticamente come le abilità su adesso cura e basta. Tutto il resto non serve a niente. Allora, ce ne abbiamo una corta di missione, corta, media, facciamone una media. Corta mi dà il 15% di spostamento, ma è comune. Più 25 di cure ricevute, anche questo è buono. Questa è solo antiquaria, non comune, più 25 di per te. E poi motivator bot stivali, solo moschettiera, più 33% di stress. Ma io farei l'antiquaria, sì, la uso quando devo fare una missione ogni tanto, quando devo fare dei soldi. Però vabbè, facciamo questa. L'importante è che sia media perché approfitto di fare adesso soldi prima che diventa troppo difficile il gioco. Ok, allora per la media mettiamo 3 pale e 14 cibarie. Poi magari Alessandro dimmi se ne metto troppo o troppo poche, eh? Che io non è che mi ricordo mo tutte. 3 chiavi, 3 di questi. Torce 16, penso vadano bene. Anche questa fa parte della mod. Minor Omamori è praticamente la protezione per 2 turni. Però non ho capito da cosa. Però comunque deve essere buona perché costa anche 400. Quindi costa un bel po'. Comunque da protezione per 2 turni. Mediocre protezione per 2 turni, specifico praticamente per un personaggio del DCL che è questo Omamori, che
che non l'ho ancora provato, quindi poi vedremo. Qui il resto mi sembra che vada tutto bene. Le garze, magari ecco, un po' di garze in più. Il veleno non lo prendo, il resto non lo prendo perché sennò non c'ho spazio per poi prendere roba. Sì, più o meno tutto ok, sì. Poi in realtà gli sviluppatori mi hanno dato, non di, mi hanno dato un gioco simile a Darkest Dungeon, che ancora è stato embrionale, quindi non può reggere il paragone a Darkest Dungeon, però ecco, come idea è carina. Must be driven back. And what better place Sei to dalla do it parte than dei, on the feet diciamo, of our noble line. dei mostri, però ancora deve essere migliorato parecchio. La libreria, io la libreria non mi fido dei libri, i libri sono brutte persone. Ma questo è già stressato, ancora deve, l'ho preso adesso. Bravo, Curious is the questo è già trapdoor morto di stress, guards. ancora Yet to see dobbiamo our witness with his cominciare. own eyes. Calmati, c'è anche bello grosso. Non c'è nessuno e secondo me si stressa perché non essendoci nessuno gli fa tristezza la cosa. Questo se è tanto grosso quanto picchia, la libreria non mi fido, non c'ho una sensazione buona. Vai su. Basta con lo stress. Questo mi va in panico ancora prima di cominciare. Vai, qui no, però guarda, non lo fare te perché ti vedo già in crisi. Bravo, complimenti. Faccio lei. Ed è qualcuno che ne sa. Dagli di In torcia. radiance may we find victory. Non c'è nessuno. Oh, ma che. Sono tutti usciti fuori, non ce l'hanno la quarantena loro. E chi punta e ti pare. Dai, ma come fai Jesse in crisi così? Mannaggia. Oh, lo fuoco osso, no? Tutti a lui. Che ti devo dire? Curati, to. È spinto, mi sa che questi non si dissanguano. Fai qualcosa? Matera, non. Ok. Allora, indomabili se stessi, cura 5% e 5% di stress. Stordimento e dissanguamento. E questo lo fa al primo e questo lo fa a uno dei due. Ecco, lui dovrei fare questo, però lo deve fare ogni turno. Io voglio vedere anche quello che fa. Beh, 12 non è male. L'ha stordito pure. Allora, anche lui fa stordimento. Questo non me lo ricordo cosa faceva. Questa dà un bonus sui bersagli, oppure su uno solo, non ricordo. Più 5 di schivata, meno 10 di stress. Anche lui stordimenta uno dei due, oppure proviamo stordimento se va. Mancato, bravo. E va uno avanti però. Critico 2, brava. Adesso vai a casa. Curati. Lui praticamente dovrebbe passare tutto il tempo a levarsi lo stress. Stordito e questo è andato avanti. Picchialo forte. Però l'ha ributtato indietro. Dai, porca boia. Guardalo.
Ha schivato. Ah. Non ci avrei scommesso un centesimo. No, non è Eratus Alessandro. È un altro, si chiama Lord qualcosa. È uscito da poco perché me l'hanno dato in accesso anticipato. No, no, ma l'ho levato il Crimson Court, l'ho levato. Perché non mi piace. Perché c'è dei malus effettivamente troppo. C'ha tutti i DCL, però quello lì l'ho eliminato. Perché non l'ho provato varie volte, ma mi ha sempre mandato in crisi. Questo cosa fa? Ma su. Ma che lo fa sul cadavere? Ma che sei scemo? No, spara al cadavere, via. Comunque è carino questo qui, grosso. Ritornata informazione. È carino, però subisce troppo stress. Per questo gli hanno messo la modalità di levare lo stress, ma allora non combatte più. Se vuole, qui c'è le pure anche dei gas. I Ratus poi effettivamente non so neanche più che fine ha fatto, perché l'avevo chiesto agli sviluppatori, però non ne ho neanche più sentito parlare. Non so se te l'hai provato tutte, pigliatele tutte. Vai, ruba. Ah no, non ha rubato, ha solo aperto. Male. Ma colti di sorpresa mai, eh? Anche il balestiere fa parecchio danno. E ora lui sbotta, sicuro. Feroce. E qui comincia il casino. Dai, non fa niente perché porca boia. No. Pure lui. E vabbè, tanto lui ormai ha sbottato, quindi chi se ne frega. A sto punto. Minchia. L'ha bucato. È una bestia, però sto qua si stressa come niente, è una bestia. Allora, questa che cos'era? Non me lo ricordo. Ah, la. Che li devo ancora tutti settare, eh. Allora, l'hai stressato ormai, eh. Basta che non gli chiappalo allo stioppone. Bello, critico 7, bravo. Curati. Sì. Ah, al cadavere, va bene. Comunque, tira delle stioppettate assurde. Ah, vedi, lui c'ha anche questo che dà meno 10 di stress. Ma ad uno o a tutti? A tutti? Non credo. È sempre troppo forte. Curati. Mai arrivare a quello là, però. Comunque mi sa che qui almeno in due sbotteranno. Aio! Porca boia! Ma sei scemo! E poi quell'altro me lo scrivi pure, ma allora. Questo è un pericolo pubblico, eh.
Guardalo. Lo chiappi. Oh. Mazza e botte e tiro. Questo è un pericolo per tutti tu qua. Vai, ritornate in posizione. Te va, ma vammi davanti perché dietro sei un po' pericoloso. È anche bella grande sta mappetta. Vai, grandora. Fame, ok. Tanto di cibo ce ne abbiamo un bel po'. Che è successo? Che è? Oddio, no! Ma no, ma la prima missione! Non me lo puoi dare adesso! Curalo, vai! Ragazzi, arrivederci! Non lo stordirà mai. Sarà anche immune allo stordimento. No, 50%. Stordito. Grande. Dai un... mandala al creatore una... Ah, però vai. Sta già quasi a mezza vita, eh. Stordimento 100%. Non si può più stordire adesso. Brava. No, stai buono. Dai un altro ciaffone. O forse lo tiriamo giù, eh. Ecco, ora è il casino. Allora. Io qua giù non ci posso arrivare. Sedici punti ancora, cioè. Io vorrei passarli, ma la vedo un po' difficile. Sanguinano loro? Sì. L'unico a aspettare che crepi di sanguinamento. Bisogna sempre tenersi qualcuno che colpisca le retrovie, perché sennò potrebbe diventare fatale la cosa. Comunque ce la stiamo cavando abbastanza bene. Buono, non stai fermo. Ah, ok. L'ha fatto da sé. No, mannaggia a te, mannaggia. Sì. Questo è più pericoloso di quelli che ci abbiamo davanti. Bravo. Questo c'è ancora 3 turni di sanguinamento. No, l'ha finito il sanguinamento, cazzo. È un casino perché non riusciamo a colpirlo. È un bel casino. Chiaro. Schivato. Però ragazzi, se facciamo così non ci leviamo le mani, eh. Stordimento. Bisognerebbe tirarle giù rapidamente per far avanzare lui.
Beh dai, cazzo, due volte su due. È un dramma qua, eh. Sì, vabbè, 17. Ma che cazzo. Sì, ho capito che... Delirio, delirio. No. E io faccio 4, quello mi fa 17. E ammazzane uno, porca boia. Punto di morte. Vabbè, morirà. Curati, per l'amor di Dio. Stai fermo, non far casino. Oh, ragazzi, ma... Oh, 3 e 3, eh. 3 su 3. Ora lui lo richiama e non facciamo niente, così all'infinito. Non siamo in grado di tirarlo giù questo. Bravo, però non basta. Questa scema ancora sanguina. 3 ore sanguina, su. Anche questo. Bravo, e 4. Che sbaglia. Questo non lo piglia perché poi gli manca pure. Ora lui lo richiama. No, non l'ha richiamato. Ah no, adesso li richiama. E non ce la faremo mai. Ci conviene ritirare. Fuoco da combattimento. E no, non ce la facciamo, ragazzi. Direi che è andata bene. Abbandona missione perché tanto se andiamo avanti lo ritroviamo. Non potevamo far altro. Casini vari, tutto negativo, guarda casino. Cioè ragazzi, peggio di così non poteva andare. Minchia, che è sta roba qua? Questa moda qui va levata perché mi sa che fa casino. Vediamo un po'. Io non so quale sia. Molto probabilmente è un dungeon in più, eh. Allora, qui dobbiamo cercare di riparare i danni. Mettiamo lei. Però mi sa che i danni qua sono un po' troppi. Gilded icons and dogmatic rituals. Lui non ci va. Minchia, 1200 però, mamma mia, aspetta, aspetta. Questa è la gilda. Non abbiamo gli scudi. Avete fatto schifo e mi costate un botto anche curarvi. Allora, questo è della mod. Questo spinge uno di sanguamento, malo su se stesso, poi slash 1, 35% contro sanguinamento, il sanguamento. Stress più 18. Ah, questo si trasforma in orrore. Beh, comunque lo voglio provare. Poi questo è del lago di tombe che io solitamente non uso molto.
E questo sì, lo uso, non è che mi piace tantissimo, però almeno uno per ce lo tengo. Adesso. Ok. Abbiamo 6.000. Allora, media abbiamo avuto un po' sfortuna. Però io ripunterei sulla media. Però mi servono anche gli scudi, che li abbiamo nella porta. Altrimenti c'è la landa che mi dà questo qui che è di una mod. E mi dà gli scudi pure lui. Questo me ne dà 4. Io non la vorrei far corta perché di soldi non mi dà niente, però tanto testiamo anche i nuovi arrivati magari. Questo deve stare nelle prime due, questo sta nella seconda. Quanto stress ha? Lui deve, facciamo così. Mettiamo lui. Poi lei, anche lei si trasforma, va in stress, perché non vorrei mettere troppa gente che va in stress. Anche lui va lasciato a casa, però non sono messo bene. Ma lui per stare anche al terzo posto, facciamo così. La facciamo corta, così ci prendiamo gli scudi e non azzardiamo. Facciamo 8 di cibo, un paio di pale, un paio di chiavi, un paio di acqua santa. E 10, 8, no, 9, la spregio. Comunque, la mia prima missione è andata abbastanza bene. Devo dire che subito il gioco si rivela per quello che è, molto bastardo. Accendiamo prima di entrare. Vabbè. Allora, il velo, se stessi, più 15 schivata, stress più 3. Cura 2, 4, stress meno 4, stress meno 4. Ma personaggio un po' troppo tattico, secondo me. Cioè, va bene il personaggio tattico, ma comunque deve menare anche, perché sennò. Poi inutile. Lei ora non la trasformo in bestia perché. Magari all'ultimo combattimento, se siamo in vantaggio. Stress più 18, altirò e stress meno 5. Vediamo un po' questo. Madonna! Che botta gli ha dato! Veramente pesi! Cura 2-4. Vabbè, io punto sullo stress, vediamo. Tanto serve sempre. Una palla in più.
paid for in blood. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Meno che si scriva Ata. Quindi con queste debuffi però il suo lo fa sempre. Questo è buono però solo in ultima posizione. Questo è buono, comunque il rampino. Se noi ci avevamo lui col rampino quando eravamo contro il boss si poteva battere. Questo però mi piace, anche esteticamente è molto figo. Executed with impunity. Ma qua l'ha respinto, maledetto. Modalità, ma non la vuoi trasformare in bestia? Più stress di a tutti. Ma perché colpisce lui? Questa carta è basta. Ma vaffanculo. Vieni qui, imbecille. Oh, ma lo respinge sempre. Madonna. Sa che la faccia non ce l'ha più. Boh, comunque pesa anche questo, Era meglio cominciare da quelle corte, Alessandro, ma solitamente io all'inizio partivo con quelle medie perché a regola te le dovrebbero mettere più facili, almeno all'inizio, invece no, ha subito cazziato. E vabbè. Solitamente non... A parte che bastava se c'era lui, già si poteva vincere, perché c'aveva proprio... un pelo di energia, il problema è un pelo di HP, il problema è che quello, ma poi vabbè, sei praticamente inutile perché tutte le volte o lo respinge o lo schiva. Questa la trasformiamo all'ultimo, Allora questa cosa fa? Allevato, ma io pensavo dasse sanguinamento questo. Invece no. Comunque non è che c'è tanti HP questa, perché non è che... E non ce l'ho, c'ho solamente lei che canta. Se ti basta, anzi lei ti cura 2 e 4. Fatelo bastare. Poi lo faremo bere alla sorgente magari. Vieni qui, maledetto! Sto cacchio di rampino non serve a niente praticamente. Ce la fa arrivarci, no? Perché c'è i cadaveri rompipalle. Ora lui, essendo davanti, non dovrebbe sparare a regola. Curalo più possibile. E la Madonna, 8, bravo. Daglielo nel muso, Madonna. E via mandibole. Che una bestia, c'ha pochi HP ma è una bestia.
Allora, vai te, così ti curi un attimino. Bravo. Bene, ha ripreso tutta la vita, ragazzi, perfetto. Perfetto, qui va tutto bene, non si ucciderà mai niente. Sì, di qua. Poi dobbiamo tornare indietro un attimino. Faccia lei. Bravo. Vedi, io ho la sensazione. Ci azzecco sempre. Quello in prima linea è forte, sì. Si chiama Middleton. È una bestia. È veramente una bestia. Apra lei. Bravo, vedi, 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 ragazzo. La ritorcia. Poi mi sembra che si trasformi, era quello che ho capito. Pure. Se non ho capito male. Minchia però. Però ha respinto il debuff eppure il sanguinamento. Allora, lei si trasforma. Proviamo. Guardaci, dove si è brutta. Ha preso tutti orrore, eh? Buono, quindi più 3 per turno. Allora, corpo a corpo, avanti 3. Minchia, avanti 3. Più 45 contro ammorbato e contro stordito. E questo prende tutti e 3 a distanza. Madonna, ma è brutta. Tutti e 3 storditi. Porca boia. Però mi blocca tutti gli altri adesso. Questo non serve. Questo lo portiamo avanti. Dai una sprangata nel muso. No, e prende quello dietro. Ma non capisco. Non l'ho capita questa cosa. Allora, questo indietro 3, quindi ritorna al suo posto. Avanti 3, questo è fortissimo comunque. Che probabilità ci sono? 90% di base. Minchia. Quindi questo è contro gli storditi. Andrebbe fatta questa adesso. Oh la Madonna! È veramente tanto. Questo si fa una pippa ora là in fondo. E no, tira di questo per sfregio. E anche lui, se va avanti, butta indietro lui. Passa turno. È forte, però. Ma se io colpisco lui, mi va su questo obiettivo. Proviamo a colpire lui. No, niente. Non c'è verso. È forte anche lei, però. E questo indietro 3. Proviamo questo. Bello il veleno, ottimo. Questo è bestiale, ragazzi. Poi adoro tutte le cose di vele. Minchia. Ragazzi, sono un portento. Sto trittico qua. Oddio, lui non tanto. È veramente cioè, soprattutto loro due. Sti cazzi. Sti cacchi. Sono P, ma infatti è fortissima. Veramente OP. Io questa qui non l'avevo mai, cioè l'avevo, mi sembra che io, lei l'avevo già messa parecchio tempo fa come mod, però non l'avevo mai testata. È una bestia assurda.
Questa potrebbe giocare da sola. Minchia, questi se si portano avanti vanno su di livello. E chi ti tocca? Continuiamo l'avventura. Andiamo all'ultima stanza. Mi piace un botto. Come si chiama lei? Yogurt. Vai. Penultima torcia. Secondo me non c'è nessuno. No, invece c'è pieno. Ok. Yogurt però le becca, eh? Minchia. Allora, io mi incazzerei subito yogurt. Vabbè, si becca un orrore. Vediamo se ricompie il miracolo. No, uno solo. Allora, provo a far questo, vediamo che succede. Ah, non si trasforma? Se stessi stress è più 18. Ah, ma pensavo si trasformasse? Che cacata è allora? No, non mi è piaciuto. No, questa sinceramente la leverei pure perché non è che mi sia piaciuta. Perché dà meno 5 agli altri, 5, 4, però. No, questo. Però vedi, lei blocca tutti. Bisognerebbe avere vari personaggi che si spostano in modo tale che. Allora, indietro 3, questo ho usato. No, stavolta l'ha preso. Non capisco perché delle volte prende quello avanti e non quello dietro. Lei va messo in un gruppo dove si spostano un po' tutti, in modo tale che vanno indietro e in avanti in automatico ogni personaggio, sennò si rimane troppo fermi. No, levati dalle palle. A lei qua in fondo va avanti di due, potrebbe fare stordimento su questi due, oppure strisciare va avanti di uno, però fa il danno sullo stordito, sull'ammorbato, quindi dovrei rifare questo, altrimenti ritorno normale e curo oppure levo un po' di stress. No, fa questo avanti. Comunque è forte. Povera. Rimane fermo. Gli dà un po' di stress questa cosa, ma va bene. Infatti potevo anche spostarlo, così lei andava indietro. Allora, indietro 3, però sì, io dovrei far questo. No, non sono più storditi. È forte, messa nel contesto giusto, è forte. Comunque leva un botto anche lui, eh. Cioè, 13 non di critico, ragazzi.
rendiamoci conto. Direttamente 13 si dà il critico. Scuola d'attacco cambia solo il paladino e il cacciatore di taglie. Sì, no, ma questa più che altro con lei bisognerebbe mettere. Ora non mi ricordo quali personaggi erano perché è già un po' che non ci gioco, però c'erano un altro paio di personaggi che mi ricordo li giostravo in modo tale che anche se si scambiavano di posto non era un problema perché era un continuo scambio l'uno con l'altro, quindi non si davano fastidio. E anche questo ragazzi è tosto. Cioè solitamente senza guaritrice è un po' un casino, eh. Da lui un po' di vita gli farebbe bene. Anche se è corta senza guaritrice è parecchio rischiosa, solitamente. Invece loro si sono cavati benissimo. Vabbè, mi ha preso poco, però ci sta. 8 scudi che mi servivano. Gotico. Ah, più 25% di cure ricevute, buono. Nervitesi, sarà un po' di stress in più. Impotente, meno 100% di cibo consumato. Più 5% di critico colpo a colpo. E lui è diventato impotente. Vabbè, quella non è colpa nostra. Ah, anche lui è buono. Però mi servirebbe una guaritrice in più. Questa non l'avevo mai vista. Allora, 9 su 15. Chi è questa? Darel. E la Madonna. Stress meno 12. Più 1 di vita. 10% di HP persi. Cura 0,3. 20 di critico più 40 di danno. Aggiungi un round. In che senso? Meno 8 di velocità, questa va vista pure, io questa la prendo. Deve essere esteticamente figa. Questo ce l'abbiamo già, mi basta uno per al momento. E questa era il anche lui è buono, non è male, va preso. Però mi serve una, almeno un paio di guaritrici in più. Poi la casa di cura, un bel momento. Lui che ha fatto? Dov'è? E c'è il punto interrogativo? Si è già arreso? Allora, abbazia, ci dobbiamo mettere lui. E ci metterei pure lui di là, però vorrei abbassare un po' i prezzi, che sennò mi spende. No, no, a parte non ci va, grazie. E 1500 qua. No, nemmeno qui va. Allora vai a cagare. E Dismas pure. Ci va in taverna Dismas, sì. 10 scudi. Però tanto si usa un botto di volte. Allora, imbarcarsi. Uno strano bagliore nella fattoria. Lo schianto della cometa si è sentito fino nel villaggio. Molte lapidi sono state ribaltate e in cielo si è levata una nuvola di polvere che ha coperto l'intera regione. Quando la polvere è ricaduta dal mulino si è espansa una sorta. Ma che è Farming Simulator? Si è espansa una sorta sinistra di nebbia maleodorante che ha piegato le leggi del tempo e dello spazio a 90 gradi in modi inimmaginabili.
avventurati nella fatteria del mugnaio per scoprire cosa è successo, ma se non si fa i cavoli propri, no, così, tanto per sapere. Più 10 di danno, più 8 di precisione, meno 10 DPF. Più 15 possibilità di dissanguamento. Io farei un'altra corta perché a parte, diciamo che abominio, voglio testare un po' quelli nuovi, quindi per il momento la faccio corta, se no succede sempre un casino. Esorcista ci abbiamo, non lo sapevo. Giullare, occultista, furia, abbiamo tutta roba che no, non ci serve. Allora, sempre scudi perché ne abbiamo pochi di scudi. Se l'esorcista, se sono curioso di vedere chi è, com'è fatto. Niente, andiamo qua, va. Allora, lui quanto ha di stress? Alto, sì, non lo possiamo mandare. Teme rotto le balle. Lei? Io manderei questa qui che va addirittura nei primi due posti, che è nuova. Lei la metterei così gli cambio anche le abilità. Anzi, la mettiamo qui. Lei va all'ultimo posto, giusto? Falconiera, sì. E lei c'ha un po' di stress alto, se no la riporterei con me. Magari un altro giro se lo potrebbe anche fare, però preferisco far così. Tanto sperimento questi due. E poi usciamo un attimino, andiamo qua. Questa cos'era? Delle armi? No. Ok, allora. Riduce il costo, però mi sa che no, c'è tutto rosso. Allora, con lei bisogna assolutamente prendersi questo. Mille li spendo per forza. E almeno se era questo, aspetta un attimo. Cura se stessi. No, cura gruppo, era questo allora. Estordimento. Che è quello che mi interessa. Quindi praticamente abbiamo sbloccato tutto. Questo sì. Io farei questo. Cura se stessi, ma anche questo cura se stesso. Ah, però colpisce. Ok, quindi questo fa danno. Questo è solo se stessi, no, io direi questi quattro vanno bene. Poi lui, controlliamo anche lui a questo punto, che è importante. Questo mi va bene, questo mi va bene e con lui punto sul veleno, eh. Quindi questo dà stordimento e rimescola, quindi anche questo serve. Questo dà un bonus, io direi di prendere questo. E dove sono? No. Prendere questo e cambiarlo con questo. Ok. Quindi lui sta in terza posizione. Vabbè, sta in seconda, ma va bene uguale. Lei sta bene negli ultimi due. E lei la devo riprovare perché non me la ricordo. Mi sta negli ultimi due e lei nei primi due. Ok. Provvista, ma a cosa abbiamo scelto però? Questo.
8 2 quindi 8 di cibo, 8 di torce, 2 di chiavi, 2 bendane, 2 bende, 2 vanghe e il resto, almeno che non ci siano imprevisti assurdi, va bene così. Vamos. Aspettate ragazzi che vi leggo. Ancora con le donazioni finte, ragazzi, ma non vi siete rotti le balle? Basta. Fafetto! Grande, sì sì, sono tornato da ieri. Perché ragazzi, mi dovevo trasferire in Portogallo, io me l'ho fermato per quello, perché ho detto riprendo quando sono in Portogallo. Poi in realtà non ci sono potuto andare per tutto questo casino che è successo del culone virus. E quindi il barile mi puzza. No, non lo apro. Poi con i tedeschi non è che sia molto invidioso. Un attimo. Vada lei. Lei sicuramente ce la fa. Brava. Ok. Come va, Fafetto? Praticamente era da dicembre. Non facevo. Sono stato fermo un paio di mesi, diciamo, più o meno. Però ho detto, dato che non sono andato in Portogallo, ho detto riprendo, poi se la cosa si sblocca mi fermerò. Perché il problema poi del Portogallo non è tanto andare là, perché io comunque c'avevo già la casa, c'avevo già tutto. Il discorso che poi è mettere, cioè quando vado là io non ho la fibra, c'ho una connessione wifi normale. E con quelle non per fare live, quindi l'organizza la difficoltà era più che altro quello. Furtività, ok, questa già si gira e non guarda, partiamo bene. Lui non lo posso beccare, eh. Anche questa ragazzi è una mod, vedete che questo è diverso, spero che non gli dia abilità. Risposta attiva, aio, ecco. Tanto per complicarmi la vita. Pure questa è una mondo. Ok. Allora, lei fa più 30 di danno, precisione base 90, 1 di velocità. Ignora furtività. Buono con lui, ma non ce l'ha più la furtività adesso, mi sa. E svela. Quindi io direi che così. Ah, gli manda il piccione. Ok. La schiva. Che gioco è? Darkest Dungeon. È molto complicato, molto tecnico, molto, sembra sempliciotto perché c'ha la grafica un po' così, ma è veramente un gioco di quelli maledetti. Strano che tu non lo conosca perché è famoso, eh. Allora, qua noi possiamo curare noi stessi o cura se stesso colpendo qualcuno. Io vorrei stordire lui se è possibile, perché quello mi preoccupa di più. Posso? No, sì, l'ha stordito. Allora lei è nuova perché l'ho messo come mod. Cura 03, meno 12 di stress. Minchia, ottimo. Poi più 20 di stress se è maggiore del 45. Più 40 di danno al 90%, più 20 di critico, però ti dà stress, da quello che ho capito. Quindi lei fa tutto sul gruppo e non attacca. E allora perché sta in prima linea? Aggiungi un round. In che senso? Provo, eh. Ha debuffato tutti.
Hai far forno di più? Proprio così di brutto? Toh. Niente, non gradisce. Ah, praticamente fa fare un round al posto suo. Che può essere utile contro qualcuno, però fatto a qualcuno di forte. Tipo a quell'OP che avevamo visto prima. No, lui non lo becca. Storditi tutti. Provo a curare lui. Da Q1. Però non gli ha levato lo stress. Adesso ho altre abilità, perché? Stordimento. Quindi questo lo fa a... C'è un botto di roba. Questa è tutti e quattro. No, uno solo. Allora, proviamoli. Mancato. È un po' strano sto personaggio, mi sembra un po' troppo complesso. Non l'ho mai sentito il nome e mai visto. È molto figo, ragazzi, sto gioco. Vado a mangiare, Alessandro. A dopo. Ciao, ciao, grazie per la compagnia. È molto figo, Fafetto, però è veramente, diciamo, bastardo come gioco, punitivo. Come infatti stai vedendo. Proviamo questa che l'ha mancata, riproviamolo. Non sto capendo molto lei perché c'è un botto di roba. Questo dovrebbe dare... No, rimuovi stordimento. Ok. Poi lei colpendo con questo è sicura. Però l'ha stordito. Allora, vediamo di eliminare lui. Meno uno lo leviamo. Cura stordimento, cura gruppo. Ok, l'ha respinto. E invece m'ha stordito a me. Grazie. Io curo lei. E poi stordimento 100%, però lui l'abbiamo stordito adesso. L'ha marchiato e debuffato. Ok. È rimasto lui. Lui c'ha praticamente risposta fissa attiva, che è un bel problema. Perché tutte le volte che lo colpisci lui risponde. E leva anche un botto, da quello che vedo. 18. Comunque anche adesso per usare mi sembra un parecchio OP. Purtroppo viene questa scritta un po' brutta perché fa parte di una mod. Poi al limite questa la possiamo anche levare. Ma tanto non è essenziale. Ci abbiamo messo un bel po' però, eh.
Poi ritornerei a giocare anche a Minecraft. Sì, Fofetto, non subito. Perché comunque ci cioè, abbiamo giocato un bel po'. Mi piace anche un po', diciamo, variare. Poi ho visto che ultimamente non tirava più tanto. Perché anche Minecraft, sapete, va a periodi, eh? C'è periodi che tira, periodi che non se lo calcola nessuno. Io se lo porto, lo porto per voi, però se poi vedo che la gente non... è un periodo che magari Minecraft non attira, è inutile che lo porto. Io sto personaggio non lo capisco. È veramente... ci sono alcuni personaggi, specialmente quelli mordati, che sono un po' troppo complessucci. Sei un po' troppo complessucci. Questo gioco non è semplice. Poi se mi fai le strategie veramente troppo elaborate, sto maiale ha rotto le balle, eh. Comunque la stanno focussando. E si è abbaffato. Allora, curiamo lei. Mi stanno dando un po' troppo addosso. Vediamo un po' di... vediamo se gradiscono. Niente, ha schivato, mannaggia. Minchia, l'ha curato. Che maledetto. Ma ci stiamo mettendo troppo a tirare giù sta gente qua. Bello, critico 8 mi è piaciuto. Sì, infatti in questo momento poca gente lo fa. Purtroppo è quello, ragazzi. È anche brutto perché comunque... cioè, se uno si deve fare una community, no? Poi dopo il gioco non va più e non viene più nessuno. Capisci che salta un po' tutto. Quindi a sto punto uno porta, diciamo, giochi random e buonanotte. Mazza però quanto sono lenti a tirare giù, eh. Allora, lei è andata in prima posizione, va indietro di due, furtività per due turni. Ok, che ci sta pure. Cute cura lei, fisso. Qui sta andando un po' troppo giù di vita. Ok, diamo un po' di... no, respinta, mannaggia, un po' di veleno. No, ma la fate finita! Un turno al bersaglio, ma a me di fare il turno sul bersaglio. Anzi, lo faccio su di lei così la curo. Ok. Praticamente ho scambiato il mio turno col turno suo. Basta di curarlo, infamone. Levati dalle palle. Oh, si sta forse dissanguando. Io gli faccio fuori il turno sempre a lei.
No, ho sbagliato, l'ho curato, niente. Cambia un po' bersaglio, su. Bravo, curati. Non gli ha fatto niente, però l'ha marchiato. Bravo. Ottimo. Ti voglio bene. Sempre lei, ho bisogno di essere curato. Madonna, e palle. Che poi se non ci sbrighiamo, ci stiamo troppi turni, arrivano anche altri, eh. Oh, meno male. Vado a mangiare, va bene, fa fetta, dopo. Grazie per la compagnia. Là. Anzi, tra un po' vado pure io, finiamo questa missione. La idea di andare qua. Chi legge che si prende delle brutte malattie? Non sono interessanti. Comunque lei non mi piace tantissimo, perché devo capire, a parte va bene, devo capire le combinazioni, però quelli un po' troppo complicati poi alla fine non mi risultano simpatici. Stordimento a lui perché dà stress, e lo stress non è mai una buona cosa. Vediamo un po'. E con la risposta fissa è un po' rognoso, eh? Pure critico, eppure ammorbato. Tacci tua. Prendete un nonno. Poverino. Brava, pure mancato. Vai via, vai a casa. Meno male ha schivato ogni tanto. Dovrebbe buffare. E vediamo se riesco. Mancato. E due, eh? Allora dobbiamo sistemare lui, che però è un po' rognoso. Vediamo di farlo fuori. Minchia, 9 di critico. Oh, oh. Calma. State calmi. Piano. Leva anche un botto qua. Vai, stordito. Curiamo lui.
Gli faccio sempre questa perché dà sanguinamento e più lo accumuliamo meglio è. Ok, infatti gli ha fatto 10. Questo è bacon qualcosa, provviste di bacon, non so se si può mangiare. Che cos'è sta roba? Ah, vabbè, morbo, bravo. E qui andiamo un attimo qua che ci sono due cose qua da aprire, uno e due. Bravo, brutto taglio, ne becchi proprio tutte. Guarda lei, brava. Siamo giornati all'inizio adesso. Mo facciamo queste due stanzette e poi facciamo l'ultima. Ragazzi, vado a cena pure io. Magna. Minchia, non abbiamo più cibo, eh? Qui ci vuole una fialetta di sangue, se non ricordo male, non ce l'ho. Quindi è inutile. È inutile andare a mettere mani dove non dobbiamo. Qui ci vuole la pala. Speriamo non mi richieda del cibo, perché delle volte non te lo chiede. Delle volte te ne chiede pochissimo, delle volte te ne consuma un botto. Ok, adesso torniamo indietro, andiamo a finire qua velocemente e non ho cibo, ragazzi. Merda, dai, su. Allora, bisogna vedere. Si può anche morire di fame, eh. Poi sembra strano quando ne porti poco, te ne chiedi sempre una tonnellata. Quando ne porti di più, guarda di un ora di continuo. Ora di continuo lo chiede perché non ce l'ho. Ce la facciamo? Su. Allora, ma bisogna recuperare un botto di vita. Beh, buono, 10. Meno male che siamo in due a curare. Anche questi danno stress, cosa che a me adesso non ci vuole. Dai, però, mamma mia, perché deve essere così rintronato? Quanti turni fa? Fa 20? Questo è sempre qualcosa che rovina la partita, ragazzi. Allora, cavolo di cibo maledetto, perché ne ho portato un giusto 8, finalmente bastano per una missione corta. E dai, è rimasto con uno. Vabbè, almeno mi posso curare di più. Buono 10.
Facciamo l'ultima stanza, se non crepiamo di fame. Hanno levati questi due subito perché da quello che ho capito recuperano vita. Bene, levarli subito. Spinge tutto però. E c'hanno le accette questi. Guarda, guarda che si curano i maledetti, guarda. E basta, ma quanti ne fanno i turni? Mamma mia, non si finisce più qua con questi qua due. Si inchiappettano a vicenda. C'è full vita, cosa curi? Decille. Stanno facendo più di un turno ciascuno questi. Ma una mia sensazione. No, è uno andato. E continuano a curarsi, eh. Non ci vuole la benda, signorina. Mi dispiace. Questa volta ne portiamo di più. Beh, si è curata? Sì, però 3 punti alla volta, ragazzi, qua. 3 punti danno alla volta. Ecco. Sto zitto. Lo schiva pure. Essendo un nano di mezzo metro, giustamente. Una volta che non porto bende, non porto cibo. Curalo, curalo. Meno perdi turni. Poi però lo buffa pure. Minchia, 2. E andiamo su. Marchiato, debuffato. Ah, marchiato di debuffato. Meno 14 velocità, meno 60 di schivata. Tasci due. Qui ora muore. Bello, critico 10, ottimo. Cioè loro non ci possono fare fuori, però bisognerebbe sbrigarsi un attimino, non si può fare tutte le volte 70.000 turni. L'HP l'abbiamo recuperato. Ci abbiamo un po' di stress accumulato che non è mai buono perché poi in base va levato. E non è così easy. Buono, 11, bravo. Ad accedere però quando fa critico. Oh. Quindi. Per il dissanguamento, il citrino, lo stemma.
il bacon e la pagina del diario. Vediamo tutto. E finire. Contiamo l'avventura, ma abbiamo fatto tutto. Sì. Ok, 2460 più 3000 di oro, 3 stemma e questo founding stone. Al momento mi sa non lo posso usare. Più 16 stemmi o scudi e 3 ritratti e 6 bronzi qua di riace. Poi mi ha dato testa dura, più 15 resistenza allo stordimento, che buono. Diugesia meno 66 cura mentre mangia, tu mancia, e volubile meno 5 di possibilità in virtù. Va bene ragazzi, dai, abbiamo fatto un paio di ore. Questo è un altro personaggio nuovo, ragazzi, lo prendiamo, lo vedremo la prossima volta. Nuovo anche per me, eh? Sembra parecchio tosto, sembra più che altro manga questo. Noi ragazzi ci vediamo la prossima volta, ci vediamo domani, anzi domani vediamo cosa porto, perché volevo portare State of Decay, ma preso dall'account Microsoft con il pass dell'Xbox, ma non mi va perché dice blocca l'installazione, tutto quello che è Microsoft ad installarlo è sempre un casino, quindi vedremo domani, può darsi che riporto Farming Simulator, come può darsi porto qualcos'altro, vediamo. Quindi noi ci vediamo domani verso le 5 e mezzo. E niente ragazzi, buon appetito, buona cena, a domani. Ciao a tutti. Ehi Pablo, non l'avevo visto Pablo. Giuseppe pure, non vi avevo visto ragazzi. Scusate se non vi ho letto. Vi ho letto adesso, aspettate che vi leggo però. Ti vedevo, portavi la vanilla. Ok ragazzi, scusate se qualche messaggio non l'ho letto, ma vi leggerò la prossima volta. Poi magari scrivetemi anche su Discord. Ok ragazzi, ci vediamo domani. Ciao a tutti.